La situazione in provincia di Salerno sta lentamente tornando alla normalità dopo la giornata di sciopero degli operatori del comparto rifiuti che hanno chiesto che venga ridiscusso per loro il contratto nazionale. Lo sciopero di ieri non ha rallentato però la raccolta dei rifiuti in alcune città dove i responsabili di cantiere hanno organizzato una turnazione. In altri centri invece si sono verificati problemi come nella città capoluogo di Salerno. A Pagani, dove il sindaco Bottone aveva lanciato un appello ai cittadini di non conferire nella giornata di domenica, tutto sommato è andata bene, con il responsabile del cantiere del consorzio Bacino Salerno 1 di via Filettina, il sindacalista Marcello Marra, che si è detto soddisfatto sia per l'elevata adesione allo sciopero, sia per l'organizzazione che non ha rallentato di fatto del tutto la raccolta nella città di Sant'Alfonso. Uno sciopero riuscito perché si sta tentando di attaccare il diritto acquisito del lavoratore della nostra categoria, contratto Federambiente Fise, e quindi noi non ci stiamo, abbiamo manifestato il nostro disappunto ieri davanti al prefetto di Salerno, che sarà trasmessa una nota al governo. Non è possibile che un lavoratore di diritti acquisiti vengano cestinati dalla sera alla mattina. C'è poi, rimandando tutto il discorso a livello locale, anche un rinnovato entusiasmo tra gli operatori per quello che sarà il futuro prossimo, comunque con a livello di gestione, il consorzio che sta pian piano comunque uscendo fuori da una situazione che resta comunque di per sé complicata. Nella città di Pagani voi comunque avete lavorato insistentemente anche domenica. Sì, abbiamo lavorato come stiamo lavorando da diverso tempo, tutte le domeniche, abbiamo fatto una turnazione al recupero per i lavoratori di domenica, però l'appello va al senso civico, alla Pagani per bene, che ha voglia di cambiare. Si deve fare la raccolta differenziata perché non ce lo possiamo più permettere di non farla. La situazione dopo lo sciopero sta tornando alla normalità un po' dappertutto, stamattina lei ha avuto anche un incontro per lo spazzamento in realtà a Nocera Superiore, in provincia com'è la situazione? Da un punto di vista sindacale vi siete sentiti tra tutti voi colleghi? La situazione pian pianino sta rientrando, però resta ancora un poco critica. Per esempio a Salerno ci comunicavano poco fa che la situazione da domani tornerà alla normalità. Sì, pian pianino stiamo rientrando, abbiamo delle criticità ancora su Nocera Superiore, però l'appello va a tutti i sindaci che stanno nell'ambito del consorzio che si apprestino a pagare i canoni mensili. Ci potrebbe essere, visto che ci sono i soliti ritardi nei pagamenti, qualche nuovo stato di agitazione oppure è da scongiurare, visto che lei a microfoni spenti mi diceva oggi chi lavora nei consorzi e comunque nel campo del settore dei rifiuti come operaio insomma dovrebbe essersi sentito più garantito rispetto ad altri lavoratori? Ci sono delle problematiche e io capisco tutto quello che dicono loro, però alla fine del mese i lavoratori quando lavorano vanno retribuiti. Quindi devono trovare le soluzioni, i preposti.